Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Quest'oggi vedremo, e non solo, ascolteremo anche, poi capirete il perché, tre progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella settimana dal 21 al 27 settembre. E poi alla fine vi faremo vedere dei nuovi prodotti che però comunque già conoscete, li analizzeremo insieme, daremo qualche dettaglio in più. Sacco di cose. Iniziamo. Il primo progetto di quest'oggi è di Emanuela Cerretani, che devo dire è stata davvero molto disponibile, oltre che dolcissima e molto gentile quando ci ha risposto, insomma, ci ha raccontato un po' di sé e dei suoi progetti. A proposito dei suoi progetti, lei si è rifatta ad un tutorial della magnifica Cristiana Rossi, quindi rifacendosi all'angolo di Chris, nel quale appunto ha seguito questo tutorial denominato Sand Sweater. Allora, ha utilizzato le codonne nella variante Avio e ci ha raccontato che in realtà ha seguito nel dettaglio questo tutorial e che è una assidua frequentatrice dei gruppi sia dell'angolo di Chris che della Fatta Tutto Fare, perché insomma si trova davvero molto bene a seguire i loro tutorial, in quanto spiegano in una maniera davvero molto semplice e scorrevole che per chiunque, anche per le principianti, è possibile insomma realizzare qualcosa di meraviglioso. Tornando a Emanuela, lei ci ha raccontato che ha realizzato quindi questo maglioncino per suo marito e poi, mentre sferruzzava, anche il suo adorato figliolo di 9 anni ha chiesto insomma un maglioncino identico. Ecco perché, appunto, come potete vedere dal risultato, ha realizzato questi due maglioncini bellissimi. Allora, i punti utilizzati sono la maglia rasata e la maglia a legaccio dallo scalfo in su, seguendo quindi alla lettera il tutorial di Cristiana Rossi, e ha utilizzato appunto le codonne. Ha utilizzato i ferri dal 4,5 al 5,5 e per il maglione del marito ha utilizzato circa 650 grammi di ecodonni, invece per il figlio circa 350. Si è trovato davvero molto bene, anche perché infatti ne ha fatto un po' di riassortimento in altre tre colorazioni. Dicevo, si è trovata bene anche perché l'Ecodonni è una tipologia di filato che, come ben sapete, è un 100% cotone riciclato, quindi sicuramente destinato soprattutto a chi vuole avere una particolare attenzione verso l'ambiente, ma anche per questo periodo che proprio Emanuela infatti ha definito perfettamente non si sa mai come vestirsi, perché appunto è un periodo in cui non fa né eccessivamente freddo, ma ovviamente le maglie, insomma le t-shirt, dobbiamo ahimè abbandonarle. Ecco, con le codonne è riuscita a realizzare questi maglioncini e quindi a permettere che le persone per il quale le ha realizzate, quindi insomma i suoi due amori, potessero avere qualcosa che potesse tenerli al caldo, quindi nei primi freddi mattutini, e poi accompagnarli senza sentire, diciamo, un eccessivo calore anche durante il corso della giornata. Quindi davvero bravissima Emanuela, grazie infinite per le bellissime parole che mi hai scritto, e adesso passiamo al secondo dolcissimo tutorial. Nel secondo progetto, come sapete, parliamo insomma un po' di assistenza e quindi dei prodotti oppure, ecco, di particolari richieste che ci vengono fatte all'interno del servizio di assistenza. E infatti quest'oggi approfondiremo il discorso di come acquistare, dandovi qualche dritta in più. Il secondo progetto che abbiamo selezionato non è quello che ha ottenuto più mi piace, poi in seguito scoprirete chi è, ma è un progetto che devo dire comunque vi è piaciuto tantissimo, infatti diciamo che se la sono un po' giocata, ecco. È un progetto che vi è piaciuto tantissimo, dicevo, non so se ricordate quella dolcissima coperta bianca realizzata dalla zia di 91 anni di Immacolata di Lorenzo, che lei ci ha detto insomma di chiamare Imma. Allora, Imma ci ha raccontato che la zia Maria, così si chiama,
ha realizzato questa coperta più un'altra praticamente identiche per delle pronipoti che appunto avevano avuto due dolcissime bambine e che cresciute dovevano fare il passaggio dalla culla al lettino, e quindi appunto sono state realizzate queste due coperte con il bravissimo, eccolo qua, bianco, perché volevano comunque un colore neutro. E Imma ci ha detto che la zia si è trovata davvero benissimo con questo filato, che oltretutto si presta davvero molto bene alla realizzazione di coperte simili, e che ha lavorato con l'uncinetto numero 4, e oltretutto ci ha anche spiegato punto per punto, siccome ha ricevuto davvero molte richieste, punto per punto come ha realizzato questa coperta. Allora, li leggo perché ricordarli è impossibile. Ci ha detto che il progetto è stato realizzato da tre fasce di centimetri 60 di larghezza e 260 di lunghezza circa. La stessa è stata lavorata su una base di catenella di centimetri 60. La quantità di catenelle dipende ovviamente dalla mano. Lavorazione riga di andata e ritorno a punto alto per 19 giri alternati. A 19 giri di punto alto incrociato sempre su andata e ritorno. Le fasce sono state cucite in modo contrastante, tale da creare un effetto quadrato. Vale a dire, se nella prima fascia c'è il punto alto, la seconda verrà cucita in corrispondenza dei punti incrociati. È ovvio che anche la singola fascia deve essere iniziata in modo contrastante alla prima. Alla fine sono stati eseguiti 4 giri di punto alto incrociato sui lati lunghi e sul lato inferiore della stessa, più un giro di smerlo composto da un ventaglietto di 5 maglie alte. E ci ha detto che per un progetto come questo, quindi per una coperta come questa che ha le misure di 187 cm di larghezza per 265 circa di lunghezza, ci sono voluti ben 4 bravissimo, quindi circa 2 kg, e ne sono avanzati poco più di 30 grammi per ogni singola coperta. Poi abbiamo anche contattato Imma e le abbiamo chiesto, magari in modo tale da rendere un po' più personale questo Tessile & Condivision, di inviarci un video magari con la zia, un messaggio vocale. E con la zia purtroppo non è stato possibile, ma ci ha inviato invece un messaggio vocale che vi facciamo sentire proprio adesso. Buon pomeriggio a tutti le amiche uncinettine e nonna, quella che lavorano i ferri, forse si chiamano ferrose, non lo so. Niente, sono qui a ringraziarvi per il like, per la coperta fatta da mia zia, anzi ziettona, per la sua veneranda età 91enne, e ha usato il prodotto della Tessiland, il filato bravissimo. Che dire della Tessiland, un'azienda all'avanguardia dove ci sta di tutto dalla Z, e efficientissima anche nel periodo Covid. Infatti proprio il bravissimo, uno delle forniture, perché di coperte ne sono state fatte due, è stato proprio... Niente, poi insomma si è interrotto un po' così questo messaggio e poi non ho avuto modo di inviarne altri. Comunque vogliamo ringraziare ovviamente Imma e soprattutto la zia dolcissima Maria. E adesso veniamo invece al servizio di assistenza, e quindi approfondiamo, come vi ho detto prima, la questione di come selezionare i prodotti. Perché? Perché all'interno del nostro sito, e non tutti lo sanno, ci sono dei dettagli che davvero vi possono aiutare nell'acquisto di un prodotto in maniera davvero molto sicura. Vediamolo insieme. Allora, Tessiland fornisce tutte le informazioni utili affinché chi voglia acquistare sul nostro sito possa farlo in maniera davvero molto conscia, quindi conoscendo tutte le descrizioni di cui ha bisogno. A cominciare dai filati, potrete vedere nel titolo che ci sarà sempre presente il nome del filato, i grammi e il colore.
Allora, successivamente da notare, ed è molto importante per chi appunto vuole fare un acquisto in tutta sicurezza, sono la parte del riepilogo e quella della descrizione. Nel riepilogo ci sono le informazioni più dirette, vale a dire appunto il nome del filato, i grammi, la composizione, la lunghezza, i ferri che consigliamo appunto nel caso del filato, oppure il numero di uncinetto. Una informazione molto importante è questa, vale a dire il numero di partita. Infatti, accanto ad ogni filato potrete trovare il numero di partita disponibile, in modo tale che qualora vogliate acquistare nuovamente lo stesso filato dello stesso colore, possiate confrontarlo con quello che avete già a casa. È bene sapere che una volta concluso un filato con un numero di partita, non è possibile riottenere lo stesso filato con lo stesso numero di partita. Una volta concluso, infatti, la partita si aggiornerà e quindi ovviamente cambierà. Un altro dato importante è questo, ovviamente il costo con le tasse già incluse, e poi questa, la quantità disponibile. Tessiland è davvero forse uno dei pochissimi siti che offre la possibilità di rendere visibile la quantità di articoli disponibili costantemente aggiornata. Questo al fine di poter permettere che chi vuole acquistare sul nostro sito possa regolarsi già sulla quantità utile e quindi non correre alcun rischio. Poi altra nozione molto importante è questa. Alla voce descrizione potrete trovare dei dettagli in più, quali può essere ad esempio una caratteristica del filato, come poterlo valorizzare al meglio o anche un lavaggio. Questo sui filati, ma lo stesso vale, credetemi, su ogni tipologia di accessorio o applicazione. Vediamo ad esempio le click clack. Anche qui troverete sempre, cliccando su ogni singolo articolo, il titolo e le misure, con magari determinate specifiche, come può essere ad esempio in questo caso il diametro oppure il colore del pallino. Insomma, su ogni articolo notate bene le varie informazioni, perché grazie a tutto ciò riuscirete a fare un acquisto in tutta serenità e in tutta sicurezza. Bene, adesso almeno sapete esattamente dove prestare l'occhio per acquistare in maniera davvero sicura e serena il vostro prodotto. Adesso però passiamo alla foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana. Chi sarà? Eccoci! Allora, chi è che avrà ottenuto più mi piace durante questa settimana? Se potessi farei il rullo di tamburi. Comunque è Rosaria Altieri, quindi è ritornata la nostra Rosaria, che appunto ha ottenuto più mi piace e grazie al suo 5 spicchi, al suo bellissimo gioiello. Tutti realizzati con questo, che è l'Handy Ghiaia Argento, che conoscete bene perché se volete appunto realizzare dalle giacche alle stole ai gioielli è un filato che si presta benissimo, da poter utilizzare singolarmente, binato anche ad altri filati come potrebbero essere il filo di scozza, insomma. Lucentezza ovunque, ne abbiamo bisogno, insomma, nella vita di tutti i giorni e soprattutto in questo momento. Allora, abbiamo chiesto a Rosaria di inviarci qualcosa e lei, pensate, è stata così carina da inviarci sia gli schemi che dei messaggi vocali in cui ci ha davvero raccontato passo passo quello che ha realizzato. E adesso quindi lo ascoltiamo insieme in modo tale da imparare e così, qualora voleste realizzarle anche voi, sapete adesso esattamente cosa fare. Ascoltiamo. Dunque, ho avviato 113 catenelle e al secondo giro ho iniziato ad inserire gli aumenti. Ho proseguito fino allo scalfo dopo averlo chiuso e ho lavorato per la lunghezza, diciamo, della giacca a me gradita. Infine ho ripreso le maniche facendole a tre quarti e il lavoro si svolge due giri a maglia alta e un giro a maglia alta e catenella, una maglia alta e una catenella, come dal tutorial del 5 spicchi della fata. Però ho rifinito, scusami, il davanti con una fascia, e sempre vista da un tutorial della fata. E per quanto riguarda invece
il gioiello, vediamo, anzi ascoltiamo. Per quanto riguarda la bigiotteria, l'anello è quello di Maria Grazia, quello della fata, e il medaglione invece l'ho lavorato dall'esterno verso l'interno a maglia alta, riducendo ad ogni giro le maglie alte. Infine però le perline le ho cucite sempre con lo stesso filo, e dietro ci ho creato una specie di pattina per rifinire, per non far vedere tutti i fili, eccetera eccetera. Bravissima, no? Dettagliatissima davvero. E poi ci ha inviato un ultimo messaggio vocale per salutare voi e anche noi che ascoltiamo. E comunque per quanto riguarda sia il filato Andy Ghiaia, ma tutti i filati in generale della Tessiland, sono stupendi, e saluto i ragazzi della Tessiland che sono sempre sempre gentilissimi e si mettono sempre a disposizione di noi tutte. Grazie ragazzi, gentilissimi come sempre. Gentilissima tu, Rosaria. Grazie davvero per tutti questi particolari e per tutte anche le parole bellissime che ci hai rivolto, e complimenti perché, insomma, ottenere così tanti mi piace non è da poco. Allora, quest'oggi vi voglio presentare un po' più nel dettaglio un prodotto che conoscete. Parliamo, come avete visto, di fondi. La cosa che però non sapete è che c'è stato un bel riassortimento a livello di colori, e per cui possiamo garantirvi davvero una continuità molto lunga, oltre che un assortimento per quanto riguarda anche le misure, che sono un po' diverse rispetto a quelle già presenti. Vale a dire, sono state sia riassortite quelle già presenti, ma ne sono anche state aggiunte delle altre. E adesso quindi voglio farvi vedere nel dettaglio quelle presenti sul nostro catalogo e farvi vedere anche i relativi colori, in modo tale che possiate anche capire la differenza, perché ce ne sono alcuni molto similari e quindi così almeno potete almeno riuscire a distinguerli. Una cosa importante è questa. No, dai, vediamoli. Parliamo di fondi in ecopelle che potete vedere in diverse dimensioni e con larghezze di fori anche differenti. Allora, analizziamoli uno ad uno. Questo è il fondo 21x8 che ha il diametro dei fori di circa 4 mm. Poi abbiamo quest'altro che invece è il 24x8 che invece ha il diametro dei fori di circa 3 mm. Poi abbiamo questo che è il 30x10 che invece ha il diametro dei fori di circa 4 mm. Quest'altro che è quello più grande, che ha le misure di 36x13 con il diametro dei fori di circa 6 mm. E infine l'ultimo, il cerchio, diciamo, quello che ha quindi il diametro di circa 20 cm e il diametro invece dei fori che corrisponde a circa 5 mm. Adesso però li analizziamo nel dettaglio, colore per colore, colori che comunque vedrete in tutte le varie forme di fondi. E li divideremo però per tonalità, in modo tale che possiate capire esattamente quella che è la differenza tra un colore e l'altro. Allora, partiamo da questi. Eccoli qua. Allora, questi sono il panna, il bianco e questo è il nebbia. Li vedete molto simili, ma ecco, con qualche differenza. Quindi ripeto, panna, bianco e nebbia. Poi passiamo a questi, che invece sono il tortora, il cuoio e il beige. Poi andiamo in quest'altri, che invece sono, vedete, questi sono davvero molto molto simili. Allora, questo è il nero, questo è il grigio, questo è il blu, questo è il navy, questo è l'avio e invece quest'ultimo è il bluette. Sono molto simili, ma come potete vedere, ecco, una leggera, sottilissima differenza c'è. Come vedete, anche il blu è davvero molto molto scuro. Magari se volete qualcosa un po' più chiaro, meglio il bluette.
E poi infine abbiamo questi: il rosso, il cipria, il bordeaux e infine il marrone. Visionate un po' tutte le colorazioni che potete trovare disponibili sul nostro catalogo per quanto riguarda appunto i fondi. Adesso voglio affrontare una questione che spesso ci viene posta al nostro servizio di assistenza, vale a dire quale può essere il filato adatto per il fondo acquistato. Allora, come avete visto prima nel tutorial, accanto ad ogni prodotto vengono inserite le varie misure, quindi di conseguenza anche il diametro del foro. Allora, sicuramente il modo migliore per capire quale filato possa essere più adatto è basarsi sul diametro. Partiamo dal presupposto che tutti i filati possono essere utilizzati, ma ovviamente all'interno di un foro piccolo, qualora voleste utilizzare un filato abbastanza grande come può essere una tagliatella oppure anche la licra ad esempio, ovviamente il fatto di passare più volte e tirare verso l'alto e verso il basso il filato potrebbe di conseguenza rovinare un po' il foro. Soprattutto dipende anche dalla velocità, perché come sapete, questo insomma ecco, lo possiamo visionare anche nella quotidianità, più forte viene tirato il filato e più ovviamente c'è modo che il foro possa in qualche modo lesionarsi. Quindi il consiglio migliore è sicuramente quello di utilizzare per fori come ad esempio quelli che abbiamo visto prima, quindi il 3 o il 4, cordini quali ad esempio il nostro tè italiano, quindi dal tè skinny al tè sublime, e in base alla grandezza del foro vi regolate se fare uno o più giri. Per quanto riguarda invece fori come questi, quindi di circa 6 mm e quindi molto più grandi, possono essere utilizzati anche filati più spessi quali ad esempio appunto lo Zeppelin, oppure la licra, oppure la tagliatella, anche perché ovviamente sono filati che si prestano probabilmente anche meglio per borse che hanno un diametro un po' più grande. Allora, chiarita adesso questa cosa, passiamo ai saluti. Anche questa puntata di oggi di Tessile & Condivision si conclude qui. Come potete vedere, questi sono tutti i prodotti che abbiamo visionato oggi. Oggi è stata una puntata davvero ricca. Abbiamo visto il Bravissimo, le Codonni, l'Handy, i fondi. C'è stato insomma ecco questo momento anche di dolcezza grazie alla zia Maria, brava Rosaria, ed Emanuela che è stata davvero dolcissima con le parole che ci ha rivolto. Insomma, è stata una puntata un po' diversa e mi auguro che vi sia piaciuta, poi ovviamente ce lo fate sapere. Io vi ringrazio per averci seguito, potrete trovare i link di tutti i prodotti proprio qui sotto il video e ovviamente vi ricordo di commentare, di contattarci qualora aveste delle richieste o comunque voleste delle informazioni, di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanellina, perché come avete visto oltre a Tessile & Condivision c'è anche Tessile News e c'è anche Andrea con la rubrica Come fare, che infatti presto sicuramente ci illustrerà come poter utilizzare al meglio questi fondi, soprattutto come poter inserire dei piedini, quindi seguitelo. Di cliccare il mi piace alle nostre pagine, quindi da Facebook la pagina Meglio di Maglia, Instagram, Pinterest e TikTok. Io vi do appuntamento allora alla prossima puntata, vi mando un bacio e ciao!